Premio Italinforma 2022, quinta edizione, un premio che cresce, che andava già benissimo, ma cresce ogni anno. È una delle dimostrazioni che abbiamo proprio qua il professor Tiziano Treu, che è presidente del CNEL, è stato due volte ministro, tante, tante cose. Ecco, professore, intanto complimenti perché il CNEL l'ha rigenerato, bisogna dire la verità. Beh, ci abbiamo provato, grazie. Senta, il CNEL monitora un po' tutti gli aspetti, lo stato di attuazione, diciamo, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che rappresenta, secondo me, la grande occasione di rilancio del Paese per uno sviluppo inclusivo e sostenibile. Ecco, voi avete fatto veramente tante iniziative, tanti incontri, tante cose. A che punto siamo? Sì, noi abbiamo seguito e seguiamo le varie missioni del piano con i gruppi di lavoro che rappresentano in realtà le associazioni presenti, quindi insomma abbiamo un osservatorio che prende dalla società. Beh, intanto il primo anno è andato bene, io poi l'ho seguito anche al tavolo di partenariato. Sì. E quindi siamo arrivati vicini insomma alla fine dell'anno con quasi tutti i target che erano raggiunti, e adesso ovviamente c'è l'ultimo pezzo da fare. Naturalmente il fatto che ci sia state le elezioni, che siano cambiati, cambiato il governo, il Parlamento, rende questo tutto un pochettino più difficile. È probabile che per questo anche l'Europa ci darà qualche margine di tolleranza per questo caso specifico, non poi in generale. Per di più è arrivato questa bufera doppia, no? Prima il Covid, poi questa la guerra eccetera, e quindi ovviamente c'è da fare come si dice, un aggiustamento, non tanto su, perché si dice, spesso si equivoca, non sugli obiettivi, anzi, proprio per raggiungere gli obiettivi in queste condizioni così diverse da quando era partito, occorre aggiustare, per esempio, tutti i lavori pubblici, i costi, le materie prime, eccetera. Quindi lì bisognerà rafforzare le risorse, e l'Europa avrebbe già stanziato questo ulteriore fondo che si chiama Repower EU, che però sta lì, non si capisce se sia ancora partito o no, quindi questo sarebbe importante. E poi adesso il nuovo governo sta occupandosi, il ministro Fitto in particolare, probabilmente bisognerà cambiare forse anche qualche dislocazione. Ecco, quindi qui qualche ritardo c'è, e comunque adesso, a prescindere da questi ostacoli nuovi, comincia la parte più difficile, perché tutti i bandi allocati, quasi tutti messi in pista, però adesso bisogna far partire le opere effettivamente, quindi questa è la parte più difficile. Senta professore, il tema che le è molto caro è quello dei giovani e della loro partecipazione alla vita economica e sociale. Di recente il CNEL ha avviato una consultazione rivolta ai giovani su tre temi di grande attualità: l'Europa, gli effetti della pandemia e il PNRR. Qual è il significato più profondo di questa iniziativa? Beh, intanto questa idea di fare delle consultazioni allargate si sta diffondendo in Europa, anche proprio per al tavolo, e si dice che uno degli strumenti per stimolare l'attenzione, mobilitare le risorse sui piani, non solo in Italia, è naturalmente il coinvolgimento delle parti sociali, ma più in generale delle consultazioni pubbliche. Addirittura ci sono dei modelli per questo in Europa, la Francia ha fatti molti, e noi anche. Per esempio il primo abbiamo fatto quello sull'Europa e abbiamo avuto delle risposte eccezionali, cioè migliaia e migliaia di risposte attraverso le scuole, molto entusiasmo e interesse per l'Europa, quindi questo per dire è importante. Quello sul piano e in generale su questi ultimi aspetti, anche sulla situazione, è ancora, la consultazione è ancora in corso, quindi non ho i risultati, però anche qui c'è un grande interesse, c'è voglia di non solo di parlare, di farsi sentire, ma di farlo in modo un po' organizzato, cioè non è che si va nelle piazze e ognuno dice quello che gli gira. Cioè, appunto, questi sono sistemi di, in fondo, di partecipazione democratica, e quindi noi vogliamo continuare. Bene. Professore, qual è lo stato di salute oggi dei corpi sociali intermedi in Italia dopo uno spiazzamento che c'è stato, insomma, certo, negli ultimi decenni? E poi io ho visto sempre di più un interesse, non so se mi sbaglio, diciamo intorno al CNEL,
vengono da voi le parti sociali per cercare di. Questo è un buon segno, ecco, ma qual è Sì. lo stato di salute di questi nostri Beh, corpi guardi, sociali ne abbiamo intermedi? parlato altre Sì. volte, c'è stato il periodo appunto un po' della disintermediazione, che è vero che in parte le tecnologie informatiche e digitali hanno questo effetto che riducono certe forme di intermediazione, ma quella dei corpi intermedi non è un'intermediazione, come dire, superflua o addirittura nociva. Questa era una ideologia assurda, non fondata, poi contraria anche alla nostra Costituzione, che dice che invece i corpi intermedi Certo. devono vivificare la democrazia, dare senso alla partecipazione. Noi abbiamo fatto questa ricerca anche con Astride, con la Fondazione di Sussidiarietà, abbiamo visto che i corpi intermedi, lo sapevamo, ma poi c'è stata un'indagine di Pagnoncelli, insomma, hanno reagito molto bene alla pandemia, addirittura hanno svolto funzioni di supplenza rispetto a molti interventi necessari. Di assistenza, proprio di tipo di assistenza sociale in senso buono. Adesso noi vorremmo continuare a verificare questo. Mi sembra che questa idea di pensare che siano inutili, che poi aveva colpito anche CNEL, come sapete, è abbandonata. Noi abbiamo interlocuzione continua. Guardi, le dicevo l'anno prima del Covid, ma adesso stiamo battendo questo record, abbiamo avuto al CNEL oltre 250 assemblee, incontri di tutti i tipi, sempre nell'ambito dell'economia e del lavoro, con oltre 11.000 persone, quindi una grande affluenza e anche attività molto significative. Per esempio, beh, il contratto dei metalmeccanici abbiamo cercato di spingerlo da noi, e la Camera dei Deputati ci ha chiesto di fare con Istat una ricerca sulle diseguaglianze, che è partita da 2 anni fa e che adesso la nuova Commissione, mi fa piacere, ha confermato. Insomma, cerchiamo di non solo di dare consulenza al governo, perché per certi aspetti, come la legge di bilancio, abbiamo diritto di farlo e il dovere di farlo, ma cerchiamo anche di fare, come dire, mobilitare le risorse, cercare di dare delle informazioni e anche delle valutazioni un po' informate, invece di un po' troppa improvvisazione che spesso vediamo in giro. Grazie mille al professor Tiziano Treu, presidente del CNEL, che vorrei ricordare un organo costituzionale, Consiglio Certo, Nazionale certo. dell'Economia e del Lavoro, già 2 volte ministro, insomma poi non c'è bisogno di ulteriori presentazioni E perché lo anche conosciamo professore. bene. È anche accademico, più che Pazzo. accademico. Bene, grazie, grazie a voi, molto Grazie. bene.